Bentornati nell'ottavo episodio di Retro. Purtroppo l'ultimo episodio della prima stagione. Eccoci. Oggi vi portiamo dietro le quinte di Retro. Oggi si registra Retro. Retro. Della prima stagione di Retro. Tra l'altro io ho già vloggato un po' di volte, all'inizio avevo un canale di vlog, ma per Andrew è la prima volta, quindi sono curiosa di vedere come verrà il suo primo tentativo di vlog. Buongiorno, sono le 9 e oggi si registra Retro. Prendiamo anche tutta l'attrezzatura. Ecco la mia bella videocamera. Dato che io vivo in mezzo alle montagne e andiamo a registrare a casa di Elisa, in campagna, ogni volta dobbiamo guidare per un po' di tempo. Ma vi portiamo con noi, si parte! Immancabile fermata all'autogrill per caffè e per un cioccolato. Citazione velata, ma non troppo. Non so perché, ma oggi c'era tipo tutto il mondo, tutta la Francia era nell'autogrill di Saint Vincent. Sarebbe un paesino in Valle d'Aosta. Non ha molto senso. Adesso partiamo davvero, perché sennò Eli mi insulta che siamo già in ritardo. La cosa che mi piace un sacco di venire a registrare Red Room è che a un certo punto il navigatore ci fa uscire dall'autostrada e dobbiamo passare per questo paesino che non ho idea di come si chiama, però è bellissimo. Adesso vi faccio vedere. Adesso che lo vedo meglio mi rendo conto che non è chissà quanto bel paesino. Insomma, ha delle good vibes comunque, mi piace. La cosa bella però è che dopo questo paesino passeremo tipo in mezzo alla campagna e lì è davvero bellissimo. Vi faccio poi vedere le clip. Oggi tra l'altro abbiamo anche sbagliato strada, quindi stiamo vedendo nuovi scorci di questo paesino che, se sapete come si chiama, scrivetelo in un commento perché io non ho la minima idea. Potrei guardare nelle mappe, ma è troppo difficile. Here we go. Siamo arrivati dove giriamo Red Room solitamente. Sono andata a farmi un giro con le mie scarpe bianche nuove, nuove parzialmente, tipo di qualche mese, lavate ieri, letteralmente, prima di partire, perché io finisco di girare questo, torno a casa, faccio le valigie e parto. Ed è andata così. Io amo le scarpe bianche, però non sono gestibili. Quindi non avrò tempo per lavarle e farle asciugare prima di partire domani, quindi o mi porterò dietro queste scarpe così macchiate o niente, perché non ho alternative. Cosa faccio con le scarpe? Perché si vedono mentre registriamo. Le scarpe si vedono? Sì, nella ripresa larga solitamente sì. Vabbè. Tengo i piedi sotto il tavolino. Sì, ho nascosto il piede, non so. Comunque stiamo preparando tutto, stiamo aspettando Andre che giustamente arriva dalle Alpi e ci mette più di quanto non ci metta io da Torino. Comunque, se vi siete sempre chiesti come il resto della stanza, è abbastanza piccola, però c'è tutto quello che ci serve. Abbiamo anche un piccolo camerino per il cambio di outfit. E non so se sentite, ma c'è il vicino di là che sta tagliando l'erba. Sì, tutte le volte che veniamo qua lui taglia l'erba, non so come faccia. Comunque una volta che ci sono le luci non è che c'è proprio tantissimo spazio. E stiamo in quattro come a filmare tutti. Siamo arrivati. Come sono? Guardate, anche io volevo filmare, si è appena quasi ammazzato. E qui è dove avviene la magia. Eccoci. Dietro le quinte. Dietro le quinte. Che carino che è questo set. Sì. Ho fatto anche vedere come la stanza prima. Perché sembra la gente non si immagina che sia enorme. È vero. Enorme. Sì, e invece no. Che secondo me verrà lungo questo video. Anche secondo me. Chiudi le carte.
40 minuti. Io ho scritto tanto. Ma perché? Guarda che adesso ho ah, andavano. Comunque andava meglio l'audio con. Quando abbiamo cambiato, non mi ricordo che percentuale, Andre. Io sentivo più basso. Ma è stato. È meglio, non c'erano picchi. Bravo. Cioè, magari adesso al momento del primo piano del culo di Andre. Sì, esatto. Quello va messo proprio. Apriamo un OnlyFans. Esatto. Sorpresa speciale. Comunque non si vedono le scarpe? Eh? Non si vedono le scarpe? No? Non so dove. Avvisami se si vedono, perché le ho sporcate. Le ho lavate ieri, le ho sporcate, sono finite in un coso di cenere. Benvenuti nell'ottavo episodio di Red Room. Io sono Andrew di Andrew Files. Io sono Ellie di Crimeland. Ci informarvi del fatto che questo qui sarà purtroppo l'ultimo episodio della prima stagione. Dopo di questo episodio prenderemo una sorta di pausa. Dobbiamo ancora definire bene i tempi, non sappiamo bene quanto durerà questa pausa. Sì, però sappiate che la seconda stagione sarà una bomba, quindi... La seconda stagione proprio sarà su un altro livello. Com'è avere dei vicini in campagna? Terribile. Vale. Continua a tagliare il prato da quando abbiamo cominciato praticamente. Tutta anche l'altra volta che siamo andati a registrare, proprio un mastermind, fa parte di Red Room. Bravo, hai filmato l'outro. No, è appena partito. Però. Fuck it. Abbiamo ufficialmente finito di registrare la prima stagione. Adesso... Non siamo bravi a fare i vlog. Siamo in vacanza. Tu sei in vacanza. Prima stagione è andata. Adesso abbiamo comunque già pensato a come fare la seconda stagione. Poi vedrete. Nulla, sono contento. Mi è piaciuto un sacco fare questo progetto. Mi è piaciuto anche il fatto che a voi sia piaciuto così tanto. Sinceramente non me l'aspettavo. Per cui grazie a tutti quanti. E adesso vi portiamo con noi nel resto della giornata sostanzialmente, perché adesso ce la chilliamo un attimo, facciamo pranzo, ci dobbiamo passare tutti i file, tutte le cose, perché io editerò l'ultimo episodio. Guardate che bello che è questo posto, tra l'altro è sempre una gioia venire a registrare, perché siamo qua in campagna in mezzo a nulla, chiacchieriamo, è bello, è stato un bel progetto, sono veramente contento di averlo fatto e voilà. Here we go. A proposito, per queste vacanze, fare un pisolino dopo pranzo tutti i giorni. Tutti i giorni, voglio avere talmente tanto sonno. Voglio fare la siesta. Siamo giunti anche alla fine di questo vlog. Io e Eli speriamo che vi sia piaciuto tutto quanto, tutto il percorso di Red Room e anche il vlog finale. Speriamo che sia stata comunque un'iniziativa che vi sia piaciuta. Detto questo, veramente ragazzi, grazie per tutto il supporto, per le ore passate con noi, perché sono state ore. Non vediamo veramente l'ora di farvi vedere che cosa abbiamo in serbo per voi per la seconda stagione. Quindi rimanete sintonizzati, non abbandonateci, noi non vi abbandoneremo, quindi ritorneremo, speriamo che ritornerete pure voi. A presto e ciao! Buongiorno, sono probabilmente molto più scura perché sono già tornata dalle vacanze. Ovviamente ci siamo dimenticati di girare un outro, quindi stiamo recuperando adesso a settimane da quando abbiamo registrato l'episodio. Sono davvero felice di come è andata questa prima stagione di Red Room. È un progetto meraviglioso secondo me, ci tengo tanto, è stato molto impegnativo ovviamente, ma vi è piaciuto molto, a noi è piaciuto molto farlo, ci siamo anche divertiti insomma a creare una cosa comunque insieme a un'altra persona, io non l'avevo mai fatto in questo senso, quindi grazie ovviamente ancora a voi per il supporto e ci stiamo organizzando per la seconda stagione, proprio questo weekend se non quello dopo ci vedremo con Andre e inizieremo a organizzare il lato organizzativo un po' più serio, un po' più pratico per la seconda stagione, abbiamo delle idee che secondo me vi piaceranno davvero tantissimo. Quindi grazie ancora per il sostegno a questa prima stagione, ci vediamo tra pochissimo con la seconda.